Ciao ragazzi, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto sul mio canale e sul Raft Survivon. Allora ragazzi miei, ragazzioli miei, mi sono portato leggermente avanti. Allora, vediamo un attimo queste due cosucce qui. Perfetto. È passato sotto qualcosa, ma non sono più riuscito a recuperare, va bene. Allora, come potete vedere, ragazzi, adesso qua ci sono, ne ho fatte due di piastre, due piastre così, e due di queste per bere, perché ci servono spudoratamente per bere, perché oltretutto purtroppo non abbiamo ancora l'opportunità di poterle migliorare. Ho fatto un'altra cesta perché ho recuperato un po' di risorse. E una cosa, ragazzi, che voglio fare adesso è questa qua. Allora, intanto andiamo sul nostro inventario. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Tu sei mio. Vieni qui. Allora, una cosa, ragazzi, che volevo fare adesso è allargarmi. Io direi di fare in questa maniera qua. Mettiamo la casa qua. Quindi, martello, clicchiamo. Ragazzi, ho capito una cosa. Se io adesso vado qua, guardate, adesso non me lo fa più. Metto, se io voglio cambiare attrezzo, faccio in questa maniera e cambio l'attrezzo. Adesso non me lo fa più, vedete? Non ho capito perché prima me lo faceva, adesso non me lo fa più. E boh, va bene. Allora, prendiamo le nostre piattaforme e mettiamo una qua. Ok. Facciamo, per adesso facciamo una casa magari 4x4, poi piano piano ci allarghiamo, eh. Oh oh, abbiamo finito un martillo. E facciamocelo. Va bene. Ok, prendiamo questo. Ok, allora fatemi vedere un attimo. 1, 2, 3, ne facciamo ancora una fila. 1, 2, e così, perfetto. Adesso dobbiamo, ragazzi, fare in questa maniera. Andiamo a cliccare e dobbiamo fare le pareti. Allora, per fare le pareti, però, allora fatemi vedere, wall, forse sono queste, esatto. Allora, io direi una, due, mettiamo una finestra qua, una parete qui, una qua, mettiamo due finestre qui, non così, Christian Senker, così e così, perfetto. Abbiamo recuperato di nuovo, non credo che recuperi tutto, però ok. E mettiamo, allora, e facciamo la stessa cosa che di lì, mettiamo la finestra lì e qui mettiamo le altre due pareti, ragazzi. Poi mettiamo una parete qua, io direi che qua gli mettiamo la porta, gli mettiamo la, l'altra parete, la mettiamo di qui, okay. E mettiamo una finestra qua, perfetto. Allora, ci siamo. Adesso, cosa è successo? Ah, non ho più legna. Cos'è che mi manca? Andiamo a vedere. Allora, intanto facciamo così. Andiamo a vedere nell'inventario cosa c'è rimasto. E non abbiamo più legna, ragazzi.
e non abbiamo manco corde. Vabbè, ma le corde non è un grosso problema, perché quello non è un problema. Allora, facciamo una bella cosa. Abbiamo fatto questo. Raccolgo un attimo due o tre risorsette e facciamo le altre finestre. Ci sono quegli assi, li prendiamo. Perfetto. E adesso, ragazzi, facciamo subito le finestre. Ok, ci siamo. Perfetto. Questo è roba nostra. Perfetto. Pian piano arrivano, eh. Piano piano arrivano anche gli altri oggetti, poi man mano li facciamo. Allora, prendiamo il martello e ragazzi, facciamo che fare un'altra cosa, visto che ci siamo. Tac, e tac un altro martello. Perché questo, ragazzi, ci servirà. Allora, prima di tutto dobbiamo mettere questa. Ok, che è la porta, questa qua, perfetto. Poi abbiamo la parte da andare a mettere nell'inventario, l'altro martello che non l'abbiamo più. Andiamo a fare la nostra porta, quindi così, la nostra porta che non c'è ancora, molto bene. Non riesco a capire perché non ci sono ancora finestre, ma comunque non ci sono ancora le finestre, ragazzi. Ah, porca miseriaccia. Allora, intanto facciamo un po' di queste qua. Le mettiamo, intanto le mettiamo qua fuori perché se no non abbiamo il posto. Ok, perfetto, qua ci siamo. Io direi, ragazzi, che non so perché non c'è, non abbiamo ancora sbloccato le finestre. Allora, facciamo una cosa, vediamo un attimo di craftare qualcos'altro. Inventario. Allora, corde, quante ne abbiamo? Abbiamo un cacchio di corde. Non, bel cacchio, ne abbiamo abbastanza. Cosa possiamo andare a craftare allora, per fare una bella cosuccia, ragazzi, si potrebbe craftare anche come che si chiamano? Dei vasi, che adesso vi farò vedere come sono. Vediamo un attimino. Allora, mio, non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, niente. Li recupereremo, non è un grosso problema. Allora, vediamo un attimino intanto il vaso. Questo è un vaso, ragazzi, per mettere la terra. Allora, io direi, ragazzi, mettiamone uno qua. Il problema è che ci servirà poi la terra. Ce ne va uno solo. Vabbè, ne mettiamo un altro qui e boh, va bene. Ne possiamo poi mettere ancora uno di qua. Vabbè, poi vediamo. Adesso, ragazzi, dobbiamo vedere un attimino. Intanto, qua è affondato qualcosa. La botte è mia, la botte è mia, è mia la botte. Ok, ci siamo, perfetto. Allora, il problema è che adesso devo capire come fare a mettere poi la terra dentro, ragazzi. E probabilmente la terra la dobbiamo mettere quando troveremo delle isole. Adesso oltretutto c'è anche la nebbia, quindi non si può fare nulla. Ok, e oltretutto, ragazzi, secondo me le isole le sbloccheremo man mano. Incominceremo a sbloccare delle isole quando incominciamo ad avviare la storia.
quando arriviamo magari o alla prima isola o quando arriviamo a Allora, abbiamo anche il letto volendo. Però vabbè, lo possiamo anche fare, volendo. Guardate, tanto dobbiamo mettere poi la mettiamolo anche qua, tanto poi là le mettiamo, non è un grosso problema. No, mettiamo anche girato così, chi se ne frega, guardate, è anche abbastanza bello da vedere. Quindi non è un grosso problema. Ok, qua. Perfetto. Perché poi ci servirà la terra da mettergli dentro per poter, ragazzi, seminare. Perché senza quella non possiamo. Ok, allora, ci siamo. Intanto, ragazzi, purtroppo per fare la casa qua dobbiamo per forza andare a mettere giù dei pilastri, quindi dobbiamo per forza farli. Allora prendiamo il nostro martello, clicchiamo su e andiamo, ragazzi, a fare questi pilastri qui. Ok, e dobbiamo perché non me lo fai fare? Perché non me lo fai fare? Se pagare qualcosa. Ok, molto bene, pensavo che ci volesse altro, ragazzi, invece a quanto vedo non abbiamo più il martello, lo dobbiamo fare, spero che ci sia perfetto. Ok, non abbiamo più assi. Perfetto. Scusate ragazzi, ma non si vede un mazzettone di niente. Perché non si risca? Ah, ho capito com'è la situation. Allora, dobbiamo fare un'altra ratta. Allora, facciamo così. Facciamo questa. Perfetto. Guardate come funziona, eh. Dobbiamo mettere questo qua e cosa possiamo mettere lì? Inventario, vediamo se riusciamo a risolvere, ragazzi, perché qui, ragazzi, l'acqua ci sta mancando come chissà che roba. Facciamo così, e così,
ragazzi non me lo può fare, non ho capito che cosa cazzo bisogna fare, vabbè. Il braccio, perché vedi, mi dice qua, se io vado su, oh tu, ma di raccogliere forse perché ci va il pesce. Però il problema è che, ragazzi, anche io non ho capito come cacchio funziona sto problema del pesce. Non ho capito. Perché io ce l'ho la canna. Ce l'ho qua la canna, volendo. Che potrei metterla qua. Ok. Allora ragazzi, forse ho capito. Forse ho capito. Guardate. Allora, io butto la canna qua. Adesso abbocca il pesce. Ok? Devo cercare. Avete visto? Devo cercare di tenerlo dentro il cerchio. Come arriva dentro il cerchio? È arrivato lo squalo. Ragazzi, ecco il nostro squalo. Perfetto, adesso ho capito come funziona. Perfetto, perfetto. Allora, cambiamo. Un attimo, mettiamo. Anzi, la nostra lancia, perché qui tra un po' ci arriverà lo squalo a rompere le balle. E il nostro squalo è arrivato a rompere le ballottole. Era qua che girava. Come avete visto, vedete, la capacità di questo squalo non è come quella in raft normale, diciamo. Ecco, adesso posso anche cadere in acqua. Avete visto? Porca miseria, stavo per essere magnottato. Allora, adesso dobbiamo fare questa cosa. Andiamo nell'inventario. Prendiamo, come potete vedere, abbiamo preso il pesce, però io ne avevo due pesci. Com'è che ce n'è uno solo qua? Ok, allora mettiamo qua. Molto bene, e mettiamo il pesce. Prima facciamo così, mettiamo la nostra. Anzi, inventario dobbiamo prendere. Dov'è la tazza, scusa? Ah, l'ho messa di qua. Ma no, è pirla, scusate. Allora, intanto facciamo così. Ragazzi, spostiamo un po' di questa, perché ne abbiamo veramente troppissima. La canna la tiriamo via un attimo, che a noi poi ci servirà il pesce, quindi dovremo andare a pescarlo. Tanto adesso ho capito come si fa. Andiamo a mettere giù il nostro pesce. Prendiamo questo. Devo bere. Ragazzi, stavo perdendo vita. Ok, perfetto, il secchio non ce n'è più, dobbiamo farlo. No, andiamo a fare il nostro secchio, perfetto, ne facciamo uno.
e ce l'abbiamo di nuovo, perfetto. Andiamo qua e facciamo così e così, perfetto. Non mi ha dato la cosa per accendere. Allora, proviamo a guardare ragazzi adesso quanto ci dà il pesce. Insomma, ci dà, diciamo che ci dà di più la patata, eh. Ci dà molto di più. Allora, incominciamo a fare una bella cosuccia. Vediamo cosa abbiamo sbloccato d'altro. Allora, abbiamo sbloccato la cisterna dell'acqua, questa water tank. La water tank, questa, acquarium. Sì, ma la porta. Non abbiamo sbloccato una porta. A livello 21 sblocchiamo le altre cose. Vabbè, ragazzi, allora facciamo una bella cosuccia. Come avete potuto vedere adesso, piano piano dovremmo incominciare, ragazzi, a giocare veramente. Adesso giocheremo veramente. Abbiamo da sbloccare ancora questa cosa qua, ma piano piano dobbiamo vedere. Allora, intanto dobbiamo farci anche una scia di questa, perché poi ci servirà. Venuto sullo spirlozzo perché poi volevo farvi vedere lo squalazzo, ma dovrei salvare prima perché sennò allora molto bene qua come potete vedere allora, scusate, eh. Ok, ce ne manca ancora uno. Intanto piano piano, ragazzi, facciamo quello che c'è da fare, eh. Allora, molto bene, mercoledì. Dov'è lo squalazzo di zappo? Allora, vediamo un po' se c'è qualche sorta di mappa. No, non ancora. Mappa non ce n'è. Volevo farvi vedere lo squalazzo, però volevo farvelo vedere se si avvicinava. Guardate anche il modo. Vedete, non c'entra niente con Oceanomade, ragazzi. Lo squalo è lì, vediamo. Non ha ancora attaccato. Dovrebbe girare da qualche parte. E sta più. Oh! Sta piovendo, ragazzi, per la prima volta, guardate! Ma guardate nell'acqua! Ma guardate che bellezza! Fatemi vedere una roba. Infatti qua dentro non piove. Guardate la differenza, ragazzi. Sì, qualche cosa sì. Guardate qua, vabbè, poca acqua. Guardate qua, perché c'è lo spazio. Ma che figata! È la prima volta che si vede. Adesso ci sono.
Cazzo, ma c'è una nave là in fondo! Non ci vedono. Non possiamo far segnali, non possiamo far niente. Continui. Allora, ragazzi, vediamo un attimino se riusciamo a prendere. Intanto con la scusa andiamo a prenderci un po' di risorsette. Vediamo, tanto non dovremmo perdere nulla. E c'è un aereo! C'è un aereo! Diciamo che è una stronzata, eh. Cioè, ci passa proprio sulla testa, può essere, ci passa sulla testa e non ci vede, non ci vede. Allora, vediamo un attimo. Eccolo, eccolo! Mi ha morso il chiurlo. Volevo vedere se si vedeva dove era lo squalo. Fino. Possiamo bagnarci il culo? Dove sei? Squalazzo? Un goppo sto mazzo di carte? Non c'è? Avete visto? Ci morde, però io volevo farvelo vedere proprio. Volevo proprio farvelo vedere. Perché è completamente diverso da Raft, quello normale. È tutta un'altra grafica. Vabbè, ragazzi, qui lo squalo è sparito, non c'è più. Va bene. Ok. Molto bene. Poi, piano piano, ragazzi, andremo anche a vedere le altre cose. Abbiamo poi anche un'altra lancia da costruire. Abbiamo l'arco. Possiamo costruire l'arco, possiamo costruire tante cose, tantissime cose. Troveremo sicuramente delle zattere, troveremo delle isole. Oh, mannaccia la miseriaccia. Cioè, mi stai facendo crepare! Mannaggia il cacchio. Allora, è tutto pieno, eh? Oh, ma santo cielo, sto morendo male. Dai, su, ma buttiamo di là sta roba. Ma come cacchio è possibile? Dai, che sto morendo male! Ah! Mannaccia il culo! Lì. Ragazzi, qua ci siamo arrivati a un punto che ci stavo morendo veramente male perché... Ma non così, ma non mi interessa, vuotalo. Perfetto. Allora, ragazzi, io devo vuotare per forza l'inventario, perché se no non possiamo fare nulla. Ecco, questa è piena. Ok. Le mettiamo di qua. Così, di queste ne abbiamo un'infinità e faremo un bel po' di... facciamo un bel po' di corde. Ok, abbiamo questo da mettere qua, questo da mettere qui e questi da mettere qua.
questa da mettere qui, questa da mettere qua, e ci siamo, perfetto. Allora, facciamoci intanto delle corde perché non ne abbiamo quasi più. Ok, e qua così abbiamo liberato un attimino anche qua. Devo prendere questa botte. Perfetto, andiamo a farci delle corde. Così liberiamo un bel po' di codice. Chiodi, arco, questa cos'è? Livello 12. Perfetto, non abbiamo più di queste, ma possiamo farne ancora, ragazzi, possiamo farne veramente ancora, perché noi qua non ce ne abbiamo, ma qua sì. Guardate quanta roba abbiamo qua per fare corde, per fare veramente tante tante corde, perché di corde non ci servono, non ci servono tantissimo quelle, ma di corde a noi ce ne servono veramente un mucchio. Allora, intanto vediamo un attimino questo. Possiamo anche anche farlo lì. Ok, un po' di chiodini. Questo cos'è? Questo cos'è? Ok, e l'arco che lo possiamo fare. Ah, sono le frecce. Sono le frecce, ragazzi. Eh sì, sono frecce. Perfetto, abbiamo fatto un bel po' di freccette. Molto bene. Io direi, ragazzi, che abbiamo fatto un bel po' di cosucce. Anzi, facciamo che, visto che ci siamo, facciamo che far così. Ecco, abbiamo preso la canna migliore. Io direi, ragazzi, di farla. Ci manca l'altra canna da pesca che ce l'abbiamo qua dentro. Quindi la mettiamo qua, perfetto. E andiamo a fare l'altra canna da pesca, quella migliorata. Perfetto, ce l'abbiamo. E io, ragazzi, direi che inventario, prendiamo la canna da pesca, quella migliorata, e la mettiamo esattamente qui. Ok? Allora, ci conviene adesso spostare le cose che non ci servono. Allora, i chiodi, cioè il ferro, che a noi per adesso non serve, lo mettiamo qua, che poi ci servirà per fare i chiodi. Come potete vedere ne abbiamo un'infinità. Le nostre corde, che le tireremo fuori praticamente solo. Eccolo qua, il nostro squalo, l'avete visto? L'avete visto il nostro squalo? È completamente diverso, eh? Allora, ritiriamo anche questa, teniamoci solo praticamente, no, questa possiamo fare così. Tutto, vabbè, mettiamola qua. Ok. Perfetto. Ritiriamo questo. Molto bene. E i chiodi che non ci stanno qua, andiamo qua e ritiriamo i nostri chiodi, questi qui. Allora, per adesso io direi che l'arco non ci serve, e neanche le nostre frecce. Ne faremo poi ancora un bel po', perché almeno così ce le possiamo portare dietro. E poi vediamo un po', man mano, ragazzi, che si trova qualcosina. Adesso, come avete visto, anche il nostro squalo sta incominciando ad attaccare. Allora, per una cosa
miseria, andiamo a fare in questa maniera e vediamo cosa abbiamo sbloccato d'altro. Allora, questo è vabbè, per esercitarsi al tiro con l'arco, ma a me non interessa. Questo cos'è? Mannaggia il cacchio. Vabbè, ragazzi, non so. Allora, facciamo che provare a fare altre. Ok, fammi vedere. Siamo arrivati a livello 12. Allora, fammi provare. Proviamo questa canna da pesca. Eccolo qua, mazza che pesce. Mazza che pesce, ragazzi. È un pesce gigantesco, era. Perfetto. Questo, come potete aver visto. Allora, ragazzi, avete visto adesso il pesce. C'è un po' un controsenso, però, eh. Ti passano i mezzi anche davanti al buco del culo, non ti vedo. Ma ah, comunque, va bene. Allora, inventario. Legna, ne abbiamo due, quindi mettiamola qua. 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 E la legna la mettiamo qua. Il pesce lo mettiamo qua e questa la mettiamo qua. Ok, adesso dobbiamo mettere, qua c'è già 8, mettiamo il nostro pesce qui, 9, proviamo, perfetto, avete visto? Adesso ce l'ha fatta, quindi noi andiamo qua e perfetto, ne prendiamo un altro, non possiamo, però se noi andiamo qua e mettiamo su l'altro pesce, così andiamo qua, prendiamo il bicchiere. Ok, e abbiamo anche l'altro, possiamo mettere qua tutto l'ambaranato. Allora prendiamo questo e, ragazzi, abbiamo un bel po' di pesce. Allora dobbiamo bere, se no moriamo male, molto molto male. Inventario, tiriamo questa qua e facciamo così, vediamo subito se non ci moriamo male, così, ok, possiamo fare un altro di questi, ok, e lo mettiamo qua, perfetto, purtroppo non ce n'era più.
Allora, il secchio inventario lo mettiamo qua, esattamente. Poi ragazzi, comunque ci sono un bel po' di taglie che farò, perché ci sono tante cose che andrò a tagliare. Il video ve lo dividerò in due, perché se no diventa troppo noioso. Wow! Una pistola lanciarazzi. Abbiamo trovato una pistola lanciarazzi per quando ci sono delle navi o cose del genere. Di già. Mi sembra un po' una stronzataggine, ma comunque. Va bene, allora ragazzi, intanto andiamo a vedere un attimino un'altra cosa, andiamo a vedere se abbiamo sbloccato ancora qualcosa. No, non abbiamo ancora sbloccato niente. Io devo vedere un attimino di produrre dell'acqua, perché ragazzi qua io non so cosa cacchio devo fare. Questa non so cosa può essere, no, questa, mannaggia, lo scazzarolo. Voglio vedere questa cos'è. Dovrebbe essere il tetto spiovente. Esatto, il tetto spiovente. Vabbè, il tetto spiovente adesso non, diciamo che non ci serve più. Per il momento. Ok, tu sei mia, ma vaffanculo, tu e mamma tal. Allora, proviamo a vedere anche questa. Questa la possiamo fare. L'abbiamo punzecchiato un po'. Vediamo un attimino, proviamo a farla questa qua, vediamo, ma la madroschissima ragazzi, gigantesca sta cosa, è una cisterna dell'acqua, però, una cosa che non riesco a capire è come fare a riempirla, questo non l'ho capito. Non lo so, non lo so, sta cosa non la so, e vediamo un attimino, vedremo un attimino come fare. Adesso, boh, ragazzi, facciamo una bella cosa. Noi per oggi ci salutiamo qua. Ok? Ci salutiamo qua e andiamo avanti piano piano, ragazzi, con la nostra storia, perché sì, è vero, a parte il fatto che dobbiamo anche mangiare, intanto diamo solo un'occhiata quanto ci dà questo pesce. Wow, quasi pieno ragazzi, con un pesce di questo. Quindi ragazzi, facciamo così. Adesso abbiamo testato un po' di cosucce, abbiamo visto, abbiamo iniziato a fare la nostra casa. Dobbiamo sbloccare le cose. Io farò che fare una cosa, ragazzi. Incomincerò a craftarmi un po' di risorse, un po' di cosucce, tipo frecce, tipo corde, tipo tutte queste cose qua. Tanto corde ce ne servono una roba spropositata. Frecce ce ne servono anche quelle, perché il primo poi qualche zona, qualche isola, qualche cosa la dobbiamo beccare, perché non credo che riusciamo adesso, cioè per dire adesso, riuscire a salvarci, perché anche usare un razzo, però secondo me non ce la faremo mai. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare, ok? Io intanto mi porto leggermente avanti con le risorse e finisce lì la storia, ok?
Io vi divido questo video, ve lo divido in due parti perché sicuramente sarà lungo come la Quaresima. E boh, ok, ragazzi, facciamo così, ci salutiamo. Io come sempre un grosso bacio, un grosso abbraccio da Vivo Libero. Mi raccomando, ragazzi, tanti bei like, condividete, aiutatemi a portare avanti questo canale, ok, ragazzi? E non so, mandatemi dei commentate, ditemi come trovate questo gioco, ditemi, datemi dei consigli di cosa, magari come fare, magari di come allargare casa, di come fare alcune cose. Adesso fate il conto che siamo soli all'inizio, mercoledì, sono caduto in acqua e vabbè, ok? Molto bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.